Bentornati, nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV con Beppe Marconi. Alle nostre spalle un pezzo di storia. Sicuramente per me è importante. Ex mercato futuro, perché qua ci ho passato dei periodi intensi della mia vita, soprattutto dal punto di vista professionale. Qua brulicava di commerciante all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, e al centro c'erano le contrattazioni dei privati che vendevano la frutta, tutte le mattine arrivavano al mercato e da privati vendevano la frutta, quindi coltivatori diretti e così via. Poi dal punto di vista professionale anche seguire aziende, era veramente una parte molto viva della città di Arezzo questo qui, e oggi invece è veramente un mortorio. Una parte molto morta. Sì, purtroppo sì. E rischia, l'abbiamo già detto un'altra volta, che diventi un'altra lebole della situazione, più piccola, ma insomma un'altra lebole, con peraltro una copertura in amianto, che c'è anche la lebole. È diverso qui, perché qui la proprietà è pubblica, mentre la lebole è proprietà privata, sì. E quindi di conseguenza lì ci sono dei giochi di potere abbastanza importanti per accaparrarsi le fette, sì, di quelli che saranno le nuove costruzioni, e quindi di conseguenza contrattazione fra comune e privato per poter arrivare a un risultato positivo ed interessante per tutte e due. Qui la proprietà è soltanto pubblica, e quindi di fatto il comune d'Arezzo è... Non so, c'era il famoso polo digitale che dovevano fare. Sì, però era a tempi miei questo, non ci ho mai creduto che l'azienda venisse qui a investire. E adesso sicuramente qui il problema è l'amianto, che meno male si sfalda, quindi di conseguenza bisogna intervenire alla svetta, perché purtroppo è talmente cancerogeno che si rischia a Pescaiola di fare veramente un'ecatombe di morti per quanto riguarda il cancro ai polmoni. Qui bisogna che intervengano immediatamente e poi gli diano la destinazione consona, l'amministrazione lo venda, faccia quello che crede opportuno, però a questo punto io l'ho messo in sicurezza, perché è la cosa più importante. In sicurezza vuol dire l'amianto o va coperto oppure va smaltito. Quindi, ma alla svelta ha fatto questa operazione, perché è veramente a rischio. Ecco, sappiamo che il comune sta tentando di sbloccare, c'è una somma che in regione, no, sarebbe disponibile, si parla di 1,5 milioni per l'ex mercato ortofrutticolo. C'è stato anche un botta e risposta tempo fa con l'assessore, credo, Ceccarelli, che chiamava in causa il comune di Arezzo, e quindi come al solito diciamo che poi le cose tra rimpalli si perdono e le cose rimangono così. Certo, questa era un'area che il mercato ortofrutticolo che si è spostato là, indicatore, e questa era un'area appunto o polo digitale o altre soluzioni che gli va trovata una collocazione, no? Anche perché abbiamo letto sul gruppo Facebook Sedia Arezzo 6, il vice sindaco Camurrini dice l'amianto non è pericoloso, perché comunque è pericoloso se lo respiri, però come ricordavi tu giustamente, con le intemperie, se si sgretola vola, e quindi è difficile che possa essere anche inalato e respirato. Quindi lui ha detto, se non, la situazione non si sblocca in regione, provvederemo almeno per la messa in sicurezza. Io dicevo cosa avete con la lebole, non solo per il tipo di aria, ma anche perché con il tempo si sta creando la stessa situazione di questo degrado, ora sembra di no, però no, non lo sappiamo, è chiuso, quindi sembra che l'accesso non ci sia, però non lo vediamo niente da qua. No, da qui non si vede niente, però diciamo che il rischio è quello lì. Sì, sicuramente sì, però adesso sembra abbastanza ben protetto questo il sito, per cui è più difficile che si possa entrare. Però, insomma, se non toglie col tempo, questa è una situazione che va degradando sempre più, e quindi bisogna trovare una soluzione. Senti, se il polo digitale, non è, nel senso per i motivi che hai detto, tu fossi il comune, lo metteresti in vendita, ci faresti un altro progetto? No, lo metterei in vendita. Lo metterei in vendita, perché qui sicuramente... va battuto tutto e va fatta un'operazione completamente ex novo. È un momento difficile anche per fare questo, perché purtroppo l'edilizia è quello che è, tutto bloccato e così via. Però sicuramente qui questa è nato con una destinazione. Oggi ridagna una destinazione similare che potete utilizzare, a parte la parte anteriore della palazzina e così via, ma tutti questi capannoni così aperti diventa veramente difficile, per cui va completamente ristrutturato. Sicuramente va battuto completamente e va rifatto ex novo. Quindi comunque c'è stata una sbornia, no, nell'epoca, tra il 2007-2008, e che c'eri ancora tu, e poi in seguito a questa sbornia del digitale, no? Per cui sembrava che qualunque progetto digitale fosse la miniera, fosse la gallina delle uova d'oro, no? Non c'ho mai però creduto. Bisogna che siano progetti convincenti, esatto, vuol dire, polo digitale non vuol dire niente, cosa ci fai concretamente? Esatto. No? Io sinceramente non ci ho mai creduto.
gli altri assessori ci chiedevano fermamente che sembrava fosse la panacea per questa area. Sicuramente io non ci ho mai creduto, perché le aziende sicuramente non investono se non all'interno della propria azienda, non esternamente. Infatti poi si è visto i risultati, che nessuno ha partecipato, o uno o due basta, non più. Che non ci si fa poco niente. No, dai, su, non è economicamente vantaggioso, non è valido, e se uno deve fare progetti dal punto di vista digitale se li fa da sé oppure li fa in aziende altamente professionali, fa fare dei progetti e li realizza, dai. Non, qua giù è veramente impossibile. Poi l'area è grande, non è che dice sono 2 metri quadri, qui sa che poi il digitale ci viene. Qui c'è la Apple, gli avanza al posto. Se abbiamo la cambiare l'iPhone, eccetera, potrebbe essere comoda, effettivamente. Bene, da questa cattedrale possiamo dirlo. Non siamo nel deserto, però, questa cattedrale abbandonata. Non è un bel panorama per chi abita qui davanti e chi abita dall'altra parte, però questo è. C'è e questo, la ferrovia dall'altra c'è parte. La ferrovia, ma ci sono anche le case dall'altra parte della strada, sì, di Pescaiola, sì, che qualcosa vedranno, no? Sì. E anzi, dall'alto lo vedono anche meglio. Molto lì, meglio. Perché vedono cosa succede. E mi sa che ce lo dobbiamo tenere per molto in queste condizioni. Mi sa anche a me. Bene, detto questo, a domani. Ciao.